Acceso. Bruno Annarumi, Vittorio Buttarone, Roberto Lordi, Ettore Ronconi, Ivano Scarioli, Sebastiano Silvestri. Presidenti, presidente, colleghi, anche se pochi, e governo, anche se assente. Ce n'è uno, scusi, Il governo è sottosegretario. presente. Grazie della puntualizzazione. No, Presente, ma in scarso che chi numero. ascolta e non Questi vede, sono i nomi dei 6 cittadini di Genzano, cittadina da cui provengo, ammazzati alle Fosse Ardeatine. Un pesante tributo di sangue innocente, sparso dalla mano del criminale nazista Erich Priebke, mai pentito dei suoi efferati crimini, mai della sua collusione col regime nazista. Ecco, come portavoce dei cittadini dei Castelli Romani mi sento in dovere di pronunciare questi nomi, di portare in queste aule, anche se vuote, la loro voce che sarebbe indignata per lo scellerato colpo di mano del prefetto Pecoraro che bypassa un'ordinanza del sindaco di Albano, città che ha ottenuto la medaglia d'argento della Resistenza. Ecco, con questo colpo di mano il prefetto Pecoraro voleva imporre le esequie del criminale nazista proprio ad Albano. Una vera e propria provocazione per i Castelli Romani, che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno posto una resistenza serrata e coraggiosa contro la follia nazista, pagando con numerose vittime, bambini, donne, uomini, sono caduti sotto i bombardamenti. Ieri la città di Albano ha ridato lustro alla medaglia, resistendo ora come resistette allora per non dimenticare. Chiedo quindi al prefetto Pecoraro, anche a nome dei cittadini dei Castelli, di avere la dignità di dimettersi, la stessa dignità che ieri ha Mi scusi, calpestato. senatrice, capisco la connessione tra la questione che lei solleva, la resistenza e la lotta nazifascista e la Costituzione, però sul caso specifico forse è opportuno che lei intervenga in una sede di interrogazioni, visto che questa è la discussione generale sulle Io, modifiche costituzionali. grazie della puntualizzazione, ma io credo che le vittime del nazismo e del fascismo siano Ma di assolutamente in fatti linea con non le questa ho premesso che non discussione. nego questo collegamento, semplicemente gli fatti specifici di ieri avrebbero bisogno di un'interlocuzione in sede di sindacato ispettivo, fermo restando che il collegamento che lei sta sviluppando è perfettamente legittimo e fondato. Sicuramente seguirà l'interrogazione, ma se è legittimo e fondato non vedo il motivo di interrompermi, sinceramente. Chiedo quindi al prefetto Pecoraro, anche a nome dei cittadini Castelli, di avere la dignità di dimettersi, la stessa dignità che ieri ha calpestato per l'ennesima volta nei nostri territori, gli stessi territori che Pecoraro ora in passato ha deputato alla pattumiera di Roma. Si dimetta per aver mancato di rispetto alla sacralità dei morti e alla tradizione di lotta antifascista che ci ha sempre distinto e ci distinguerà in futuro. Così vengono trattati dalle istituzioni i cittadini che con loro sangue hanno dato ai padri costituenti l'opportunità di redigere la nostra Costituzione. Ecco, io ho voluto intervenire iniziando da questo evento perché quando si parla di Costituzione troppo spesso ci si dimentica sostanzialmente di due questioni. La prima è quella relativa alla sua formazione e redazione da parte dei Costituenti. È il sangue versato dai cittadini per dare la possibilità ai padri costituenti di redigerla e non è qualcosa da sottovalutare, Presidente. È la base della Costituzione, non è un dettaglio. La seconda è l'uso che viene fatto in maniera strumentale dei suoi contenuti. Una volta era il detto fatto la legge, trovato l'inganno. Oggi il concetto è amplificato anche a questo testo, quasi sacro, la nostra carta che è costituzionale, che detta principi che quasi sempre vengono stuprati. Si parla molto dell'articolo 138, è quello che state modificando, ma oggi il concetto, lo voglio un po' incentrare sulle violazioni continue che vengono
effettuate nella formazione legislativa e nella sua applicazione, sempre in dipendenza di gruppi o persone di potere ai quali questi cambiamenti fanno riferimento. In un certo senso sono contenta che grazie alla volontà aberrante di modificare l'articolo 138 ci sia stata anche da parte dei cittadini italiani una maggiore consapevolezza di quello che è il testo costituzionale. Ecco, in Parlamento ha deciso, senza ascoltare il 25% dei cittadini, rappresentanti del Movimento 5 Stelle, di dare il via alla modifica costituzionale che modifica il modo in cui si modifica la Costituzione. Anziché partire con il complesso iter per modificare laddove realmente necessario, anche per un discorso legato alla necessità di aggiornare la nostra Carta Costituzionale in considerazione dell'evoluzione sociale e dell'evoluzione della vita dei cittadini. Però qui si vuole creare una sorta di discesa che porta alla discrezionalità ad libitum di modifica di tutti i principi costituenti. La proposta sinceramente a noi pare una sorta di calderone fatto per modificare tutto quello che fa comodo a questo Parlamento modificare e dare un carattere di urgenza. C'è sempre urgenza, c'è sempre fretta per fare delle modifiche che ai cittadini non interessano. Ecco, da quando ci siamo insediati è stato un continuum di decretazione d'urgenza. Non c'è stata neanche una proposta in Senato che sia stata discussa, se non disegni di legge di conversione e decreti legge emessi dal governo. Governo che usa in maniera eccessiva la decretazione, violando così altri principi costituzionali che sono l'articolo 76 e l'articolo 77 che ora vi vado a leggere. L'articolo 66 ci dice: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo, se non con determinazione di principi, criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti. Ecco, questo è un principio che in questi mesi io non ho mai visto rispettare. Così l'articolo 77. Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, quando in casi di necessità, ecco di nuovo la necessità, e di urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge e così via. Quindi articoli che darebbero centralità al Parlamento, articoli che vengono violati, almeno da quando sono qui non li ho mai visti applicati. Vogliamo poi parlare dell'articolo 3. L'articolo 3 recita che di fronte alla legge siamo tutti uguali. E invece proprio in queste aule abbiamo vissuto il penoso momento della Giunta per le elezioni, che sostanzialmente con il voto interno all'Aula del Senato nei prossimi mesi riporterà un quarto e un quinto grado di giudizio per un'unica persona. Ecco, l'articolo 3 ci dice che tutti i cittadini devono essere uguali davanti alla legge. L'articolo 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Cosa abbiamo visto noi? Abbiamo visto invece un tentativo di dimissione di massa, non da parte degli eletti, ma di coloro che nominati amministratore come ministri dovrebbero amministrare il Paese e non fare gli interessi di una sola persona. E poi queste modifiche costituzionali che si sono succedute nel tempo sono state davvero importanti per i cittadini? La più recente modifica costituzionale è il cappio del fiscal compact, del pareggio di bilancio, e fu fatto in fretta per mettere una toppa in ottemperanze politiche. Allora, siamo davvero certi che servano dei tempi più rapidi? Siamo davvero certi che c'è un'urgenza? O facciamo delle urgenze perché ci fa comodo? Siamo sicuri che la Costituzione deve essere la soluzione? O è solo in via strumentale di falle nella mentalità politica del Paese?
Come al solito le leggi ci sono, basterebbe rispettarle per fare di questo paese un paese migliore. Le riforme andrebbero fatte, ma quando sono state fatte sono fallite. Mi riferisco anche al tourbillon dell'articolo 5 che ha svuotato di molti pareri il Parlamento per delegarlo a quel pozzo senza fondo che sono le regioni. Ecco, le regioni soprattutto in tema di sanità, dove oggi conosciamo i maggiori fenomeni legati alla corruzione che ha distrutto il nostro sistema sanitario. E qui vengo al primo punto, ovvero il percorso di quella che è considerata la Costituzione più bella del mondo. E un numero di persone ha deciso di addivenire realmente a un documento che unisse sotto uno stesso cielo tutto il Paese. All'epoca tutto il Parlamento si adoperò, indipendentemente dalla bandiera politica, per redigere la Costituzione italiana. Già le parole diritti fondamentali e diritti e doveri dei cittadini dà la dimensione, la bellezza, l'importanza di questa Carta Costituzionale. Poco tempo fa Roberto Benigni, in una lettura che, seppur faziosa, come fa Roberto Benigni, disse una cosa sacrosanta nell'interpretazione costituzionale. È un invito a fare, un'esortazione al vivere civile, una positività sociale. Non ci sono parole all'interno della Costituzione che riconducono alla negatività. Ecco, mi dispiace che il Parlamento che oggi sia vuoto, perché volevo citare un ultimo articolo, l'articolo 67. Siamo molti per... Abbiamo tre commissioni. Comunque non è un dibattito. Prego, concluda il suo intervento, senatrice. Sì, se mi lasciate parlare lo concludo, se mi interrompete non riesco a concludere. Ma non si faccia interrompere, prosegua decisa. L'articolo 67 è un articolo che voi sapete, anche il nostro padre fondatore ha criticato tanto e sul quale io invece vi invito oggi a riflettere e a considerarne l'importanza. Anche a dimostrarvi che noi siamo dei liberi pensatori, non dei burattini come ci accusate di essere. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ecco, io adesso invito tutti i parlamentari ad esercitare la propria funzione per rappresentare la nazione, che questa modifica costituzionale non la vuole. Quindi sentiteli liberi dal vostro vincolo di mandato e rifiutate questo stupro della Costituzione. Grazie.